Alex Del Piero, sì, dico proprio a te, Alessandro Del Piero, giocatore del Padova e del Sydney. Sì, perché io quella squadra, quell'altra, non è che riesco tanto a dirla, va bene, dai, mi sforzo. Alex Del Piero, capitano della Juve, questa bistecca è per te, ti aspetta. Prendi il primo volo, il primo treno, vieni a Roma, che c'è un ristorante stellato che ha preparato questo bisteccone per te. Davvero, cioè tu dici te emozioni, sì, io mi emoziono. Le venature di grasso, guarda, guarda le venature di grasso, guardale, guardale, guarda qua, guarda qui, guarda qui, guarda qui la porta esterna. Stiamo a livelli del Kobe, qui stiamo a livelli della carne giapponese, guarda, guarda, guarda che meraviglia! Mamma che bisteccona! Allora vi dico che bistecca è una iozza della selezione Galli, eccola qua, e anche un po' di frollatura. Sarà lei la protagonista di oggi del nostro video insieme ad uno chef stellato. Io intanto sto qui a Biff Bazar, che come avete oramai capito è un po' la mia base, la mia seconda casa, però adesso Leonardo ci taglia un bisteccone da un par di chili, la mettiamo sotto vuoto e schizziamo, ragazzi, da uno chef stellato. Che dici, sono elegante? Sono da uno chef stellato? Dunque, caro Leonardo, ora ti spiego. Stiamo andando da uno chef stellato, mi devi tagliare un bel bisteccone più grosso che puoi. Vai. Qua pesiamola 1,250 kg, me l'hai fatta troppo piccola, Leonardo. Ma ci serve più grossa, insomma, andata a quello da stella Michelin, che tanta roba. 2,80 kg. Ragazzi, secondo me 2,80 kg è ok per lo chef stellato. Poi al limite se sceglie quella da 1,2 kg, quella da 2 kg, vediamo. Che ce ne metti sotto vuoto? E 1,2 kg. Noi le portiamo entrambe al nostro chef stellato e vediamo lui quale decide di prepararci. Andiamo, va! Siamo arrivati, allora vi dico dove stiamo, via di San Basilio, là c'è Piazza Barberini, lì c'è via Veneto, siamo nel pieno centro di Roma, il ristorante è il MoMA, questo delle stelle c'ha davvero, 2019, 2020, lo chef ci aspetta in cucina. Praticamente Andrea, si chiama lo chef, mi ha detto vieni dopo le 16 che il ristorante è tutto per noi. Cioè praticamente, ragazzi, c'ho un ristorante stellato a disposizione. Andrea, sono arrivato. Ciao ragazzi, allora, benvenuti. Caro mio, ciao, ben arrivato. Ciao, prima di tutto, prima della presentazione, ti è 2,80 kg, 1,2 kg. Mo passo da là e se guardiamo bene, va ok? Bene, arrivo perfetto. Subito. Permesso, permesso. Allora, Andrea mi aveva mandato un WhatsApp, mi ha detto attento quando entri in cucina, perché se no sbatti le corna. Praticamente, cucina non particolarmente grande, sembra quella della nave, sembra la cucina delle navi crociera. Dove sta Andrea? Andato. Eccomi. È arrivato. Ciao, caro. Eccoci qui. Allora, che emozione, ragazzi! Dentro una cucina dello chef stellato. Stella presa nel 2018, sì. 2019, 2020. Tre anni consecutivi. Yes. Io direi che iniziamo a decidere che bistecca. Guarda, eccole qua, vieni, vieni, apritela, io da questo momento non faccio più niente, fai tutto te. Ma che dire, sono stupende. Ma tu le tratti queste bistecche qua? No, devo dire di no. Devo dire di no. No, però è sicuramente molto interessante, quindi se dobbiamo proprio accettare la sfida prendiamo questa più grande, no? Questa più grande, eh sì, guarda qua, facciamogliela vedere, va. Sono 2 kg di bisteccone, come dicono. Come dicono in Toscana, dice sotto quattro dita e carpaccio, sto sedita. Questa c'ha 45 giorni di frollatura. Sono proprio curioso di vedere quello che Andrea ora realizza. Andrea, nel frattempo ti presento Francesca. Ciao. Francesca è versami ancora, ci ha portato il vino, non perché quello del ristorante non sia valido, ma volevamo, diciamo, essere meno invadenti possibile, invasivi. E poi ti ha portato una cosa che sicuramente non sai. Una tintiglia del Molise, quindi vitigna autoctona del Molise, perfetto secondo me per te, tanto sei uno stellato, quindi una chicchetta. Secondo me, ragazzi, ci sta da Dio su sta bistecca, sono curioso. Facciamo una cosa, io intanto vado a passare la carne in padella perché è enorme, quindi adesso andiamo a mettere semplicemente del burro chiarificato in padella.
già sto fatto che mi mette il burro chiarificato con una super bistecca apprezzata, a me già mi fa impazzire! Già mi fa impazzire! Ora cara Andrea, ci avrai pure una stella riconfermata per 3 anni, ma voglio vedere come fai a girare sto bestione con questa. La potrei bucare, però me ne poi. No, poi lo uccidete. Giri, giri, facciamola vedere un po' come è venuta. Beh, la crosticina c'è, la crosticina c'è. Mamma che profumo! C'è un odore che entra nelle mie narici unico, ti avvolge proprio. Guarda, visto che ti piace. No, no, guarda, dai, tra pochino, dai. Mettilo pure qua sopra, mettilo pure qua sopra. Ora arriviamo pure là sopra, guarda. Posso farlo io? Signori, sono all'opera dentro un ristorante stellato. Burra in burra, guarda che meraviglia. Burra Francesco, vai, va, prego. Mettici pure la tua firma. Senti al calore, eh. Imburrami ancora! Imburrami ancora! Burra devi girare con i pinzette per le unghie. No, la ciò non c'ho le pinzette. Ah, quelle con le mani? Esatto. Allora, andiamo a mettere un po' di odori, rosmarino, scalogno. Scalogno, com'era il libro di cacco, il libro di cracco sullo se scalogno? Se vuoi fare il fico usa lo scalogno. Se vuoi fare il fico usa lo scalogno! E il nostro chef stellato che usa lo scalogno. E l'aglio. E l'aglio. Tanta roba, mi piace, mi piace, mi piace. Ok, abbiamo sigillata bene tutta, obbligatoriamente bisogno di un passaggio in forno perché è molto grande. Allora la mettiamo a 75 gradi, quindi molto a una bassa temperatura e non la stressiamo. 32 gradi al cuore, lasciamo molto al sangue perché cioè, dopo faremo un altro passaggio. Praticamente hai, se, diciamo, hai selezionato la temperatura di arrivo della cottura. Di arrivo, sì, esatto. Raggiunto la quale il forno ti chiama. Mi chiama. Adesso la temperatura interna della bistecca è a 6 gradi. Pensate ragazzi, ha fritto nel burro e all'interno è ancora a 6 gradi. Noi l'abbiamo presa in frigo che era a 2-3, quindi tutta quella cottura del burro fritto bla 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 ha alzato la temperatura di solo 3 gradi. Esatto. A dimostrazione ragazzi di quanto sia complicato maneggiare certi bistecconi. Avevo pensato di abbinare alla carne ovviamente immancabili le patate con la carne. Qui noi abbiamo in carta un purè fatto con l'olio extravergine di oliva. Cioè mi stai a dire che quello è un purè gourmet? Super gourmet. Sono curioso di vedere sto purè stellato se lo fai meglio di mia madre. Ma vediamo. Buono, buono. Ah, ma questo fa pure un po' pizzico meglio di te, ma non tanto, non pizzichino però. Per decorazione ho fatto un po' di cipollina rossa, viene bagnata con dell'aceto di lamponi, quindi leggero. L'aceto di che? Di lamponi. L'aceto di lamponi, ragazzi, l'aceto, al massimo c'ho l'aceto balsamico. L'aceto di lamponi. Questo c'ha l'aceto di lamponi, già. Poi abbiamo, questa è una misticanza. Ragazzi, la misticanza è, Andrea, erbetta spontanea. Erba spontanea, esatto. Una cosa mi è caduto l'occhio ragazzi, guardate che cosa ha scelto per cuocere. Questo è melo e guardate bene, non è la chips quella che ti vendono al supermercato, è proprio un ciocco di melo e non si trova molto spesso. Questo è fieno ragazzi e questo ovviamente è anche un discreto carbone. Vi faccio vedere ragazzi, vi insegno un trucchetto, guardate, sentite, se voi fate battere il carbone e sembra il suono, sembra quello di due bottiglie, vuol dire che è carbone di qualità. Amici di Braciami Ancora, lo so che ancora non mi seguite su Instagram, non mi seguite su YouTube, quindi per cortesia andate a vedere Braciami Ancora. Bene, dopo questo monito che io gli ho chiesto espressamente di dire, oh, ragazzi sembra carina così, ma questa mena, quindi mettete seguite, sennò poi mi fa una capoccia così a me, mettete seguite. Qui abbiamo una tintilia, che è un vitigno autoctono del Molise. Grazie Francesca, amici di Braciami Ancora, voglio sapere la vostra da voi, continuo a portarmela nei miei video, Francesca o vi annoia? Ditemelo nei commenti perché secondo me ci sta facendo scoprire un sacco di vini interessanti, però magari qualcuno potrebbe non piacere, ditemelo tranquillamente, la volete o no Francesca nei nostri video? Lo dico veloce, giuro, è molto elegante, ha delle note speziate, frutti rossi, vabbè è buono. Me coglioni, buono questo. Guarda, ho deciso, sui vini da oggi non dirò mortacci quanto è buono, ma me coglioni c'è sta tutto.
mai avrei immaginato di vedere uno chef stellato alle prese con la brace che assomiglia tanto a mio cognato quando a Ferragosto accende la brace che si mette lì a sventolare. Ha suonato, è pronta, tira fuori, Andrea, dai. Io già la vedo questa bistecca. È rimasto l'odore del burro. L'odore del burro è rimasto. Non ve lo posso far vedere perché ancora non l'hanno inventato lo smartphone che fa sentire il profumo. Ma porca miseria, non mi parte qua perché sciolta, fa una cosa, non resisto. Vieni, vieni Matteo, guarda. Quando signori mettete la bistecca in forno, la bistecca diventa morbiduccia morbiduccia. Guardate qua che meraviglia, guardate, 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 guardate qui che esce il liquido, guardate. Scotta un po', mannaggia la miseria. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Ma tu non ti emozioni di fronte a questa cosa? Io emoziono, non ho perso un filo di sangue. Ma quindi ragazzi, il fatto che non abbia perso sangue, signori, deriva dal fatto che era frollata grazie a Fabio Galli che ci ha mandato sta meraviglia. E non è finita. Allora adesso gli do un po' il mio tocco alla carne, ovvero adesso la carne ha bisogno di riposare e nel frattempo io la faccio marinare. Durante il riposo il grasso della carne assorbe tutta questa marinata. C'è un po' di zenzero grattato dentro e una shoyu, che è una salsa ariete, ovvero una soia, però viene fatta qui in Italia da un piccolo produttore italiano, quindi è una soia fermentata di ceci e farro. Questo ci mette pure il pepe. Sono tre pepi, uno è molto più speziato. Cioè, beh, senti, sono tre pepi là dentro. Sì, esatto, un pepe nero, pepe di Sichuan e pimento. Il secondo com'è? Sichuan. Sichuan. Ok ragazzi, mi raccomando, tanto dopo pepe. Se non usi lo scalogno non sei un figo, io metterei se non usi il pepe di Sichuan. Sichuan, non fai Sichuan. Ok, andiamo a mettere questa marinata che durante il riposo verrà assorbita dalla carne. Ragazzi, assaggiamo questa marinata, la cui diciamo spiegazione la riassumo. Sì. Olio all'aglio, salsa shoyu, zenzero. Olio all'aglio, salsa all'aglio. Non sei in lingua. Delicatissima, perché è ricca di umami, beh, quindi esalta, esalta il sapore di umami. La soia dall'umami esalta molto il sapore. Mamma mia, pure l'umami ci avevo. Per la prima volta da quando ho il canale Braciami Ancora si pronuncia la parola umami. Mo spieghi tu però cos'è. Io te è stato rappresentato come il sesto senso, quindi la parte saporita del gusto. Salsa scioglio il sesto senso, però è veramente, c'ha molto dell'Oriente, eh? Andrea, io mi voglio togliere alcune curiosità sul mondo stellato. La prima volta che sei entrato in cucina quanti anni avevi? 16. Quindi tu sei entrato 16 anni per la prima volta in cucina. Sì. Che facevi? Aiuto cuoco, lavapiatti. Lavapiatti, insomma, fantastica questa storia. Lavapiatti, lava... Aiutavo un po' pure la cucina, dai. Vabbè, ok. La stella a quanti anni è arrivata? E 29. A 29 anni. Quindi in mezzo ci sono 13 anni di che tu definiresti con che parola? Duro lavoro. Duro lavoro. Sacrificio. 13 anni di duro lavoro. Hard work, diciamolo in inglese, che fa più figo. Ma allora ti chiedo una cosa, quando diventi stellato c'hai più soldi? Non immediatamente, magari col tempo qualcosina esce fuori. Quindi sì, diciamo di sì. Sì. Un po' meglio. Ok, un po' meglio. Più donne? No. Vabbè, quella è una cosa personale, voglio. Ognuno sa il gioco. Uno immagina lo stellato, chissà il movimento. Io no, diciamo, magari un altro. Magari un altro, tu no. Si lavora di più o di meno? Sempre di più. Più lavoro, a stress come state messi? Sempre di più. Sempre di più, quindi più stress. Bene, caro, io mi sono tolto le curiosità. Ragazzi, avete qualche curiosità sul mondo stellato? Fatemelo sapere. Secondo me sulle donne ha spudoratamente mentito. Però poi ho visto che c'ha l'anulare blindato, quindi rischiamo di fare crisi diplomatiche. Oh, questa taglia, mi raccomando. Allora, andiamo a preparare il contorno della bistecca. Quindi prendiamo la nostra misticanza, le condiamo con pochissimo olio, solo per lucidarle, un aceto di visciole. Balsamico alle visciole. Cioè, è come se avessero mischiato la marmellata con aceto balsamico. Geniale, eh? Figa sta cosa, ma... Ragazzi, sto imparando un sacco di cose oggi. Andiamo a mettere proprio una leggera punta di liquirizia che rinfresca un po' il palato e sta molto bene con l'amaro delle erbe. Molto delicatamente andiamo a mescolare. Andiamo ad impiattare il nostro purè. Quindi molto liscio.
questo gran paravento del chef stellato, prima ha fatto la cottura in padella, poi l'ha cotta nel roner e mo' la finisce sulla brace. Brace che c'ha ben tre elementi, tre ingredienti, io non l'ho mai vista una brace di tre ingredienti. Dai Andrea, facci segnare, va. Ovviamente la brace è immancabile, quindi... Rosa è fuori molto scura e all'esterno è molto colorata. Ok, completiamo con una salsa bernese, quindi ricetta classica, l'unica differenza è che l'hai messa nel sifone per alleggerirla un po', quindi è montata con aria, quindi sarà una nota acida del piatto, una ricetta molto classica, no? Ok, fino a un po' di sugo di carne, un po' di fondo, immancabile, sempre fatta a base ciliegia. Per completare, pepe, filo di olio, finiamo con del sale affumicato e la nostra carne è pronta. Amici di Bracemi Ancora, siamo di fronte a qualcosa che non abbiamo mai visto. Un'elaborazione del genere è davvero inusuale da queste parti. Andrea, via qua, allora. Allora, bello di casa, grazie, cioè mi hai fatto una roba meravigliosa, va, taglio questo. Ammazza quanto taglia sto coltello, bravo. Pezzo di carne, ci sta, poi che ci metto sopra, ma la salsa bernese? Secondo me il piatto deve essere buono come lo mangi, lo mangi. Come lo mangi, lo mangi, allora. Quindi assaggia col sugo e poi vai col scarpetta, pure. Scarpetta nel fondo. Esatto. Prima di proseguire, ragazzi, qui va detto ad alta voce ma con classe, perché siamo in un ristorante stellato, mortacci quanto è buona, mamma mia! André, guarda, se ce l'avessi già te segnalerei la guida Michelin, non lo sai. Però dice, se chiamo te dice, proviamo con la salsa bernese, come hai detto che hai fatto nel sifone? Tanto, classica ricetta. La classica ricetta nel sifone, no? Burro, uovo, dragoncello e succo di limone. Perché non lo sai? E scalogno. Amici di Bracemi Ancora, sto condividendo con voi un'esperienza unica, perché questa cosa, questa preparazione che ci ha fatto Andrea non è replicabile, è un enorme privilegio che stiamo avendo, ho piacere a condividerlo con voi. Purè, cipollette in agrodolce, salsa bernese, tutto mischiato, in bocca. Appello a Papa Francesco. Francesco, via qua, via di San Basilio, a due passi da Via Nazionale. Fa santo sto ragazzo perché se lo merita. Ci voglio chiedere una cosa, Matteo, sta meraviglia meravigliosamente cucinata bene. A chi la vorresti servire? C'è sta un bimbo che gliela vorresti servire offrì? Beh, sicuramente. Chi? Allora, uno che mi ha stimolato molto la fame quando ero piccolo, molto legato, è il grande Bud Spencer. Bud, andiamo. Sono con i suoi figli, con i suoi fagioli, gli voglio troppo bene. Quella andiamo, gliela potevo dire troppo bene. Poi? Forse al capitano della mia squadra del cuore. Francesco. Del Piero. Va bene, ok, ok. Non l'ho mai conosciuto nella mia vita, ma il frontman di Metallica, James Hetfield. Io dico che a naso Del Piero potrebbe essere quello più papabile. Eh beh, pensa così. Direi, bene. Magari. Amici, Bracemi Ancora, dal ristorante Moma è tutto. Ho mangiato una roba indescrivibile, spero di avervela descritta bene. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao!